Buongiorno a tutti. Oggi volevo mostrare come si fa il burro con il nostro Bimby. Allora, noi procediamo nel mettere sicuramente la farfalla perché bisogna montare la panna, quella fresca per le torte da dolci. Se non avete il Bimby, usate tranquillamente le fruste dell'impastatrice. Unica pecca è che chiaramente non ci impiega così poco tempo, ma dovrà montare parecchio tempo in più perché comunque deve arrivare a solidificare, si deve staccare la parte liquida da quella burrosa. Quindi noi abbiamo messo la farfalla, andiamo a versare la panna fresca, un 500 mg, millilitri. Poi chiudiamo e facciamo andare 4 minuti alla velocità 4. Io nel frattempo mi sono preparata dell'acqua. Ce ne serviranno un 100 grammi, un 100 millilitri, e ho messo all'interno del ghiaccio per farla diventare freddissima, che ci dovrà servire dopo. Quindi azioniamo 4 minuti velocità 4. Minuti. Andiamo. Come potete notare, mi sono spostata dal bimbi. Come potete notare, il nostro burro sta diventando grumoso. A quel punto andiamo a procedere. La nostra acqua. Allora, visto che è bello duro adesso, andiamo ad aggiungere, intanto io imposto già 1 minuto, che lo faremo andare dopo 1 minuto alla velocità 4. Andiamo, prendiamo e aggiungiamo la nostra acqua, però togliamo il ghiaccio. Ok. Un 100 grammi. Adesso facciamo andare 1 minuto a velocità 4. Stessa cosa chi ha il miscelatore, il mix normale, come si chiama, l'impastatrice. Farete andare ancora aggiungendo l'acqua. Massimo 1 minuto perché dopo comunque i tempi diventano uguali. Adesso in dotazione col bimbi ci danno anche un piccolo cestello che equivale a uno scolapasta. Gli mettiamo all'interno un tovagliolo perché noi adesso andremo a filtrare il nostro composto ottenuto. Vedete che il burro si è formato, togliamo la farfalla. Questo andremo a versarlo tutto all'interno di questo straccetto che lo facciamo colare. Ok. Adesso noi abbiamo ottenuto questa che è la parte burro e il liquido che adesso lo facciamo filtrare via. Come? Prendendo il nostro straccio e andando a strizzarlo leggermente. Una volta strizzato otteniamo il nostro panetto. A noi occorrerà semplicemente, appunto, dicevo, di prenderlo e andarlo a formare a mo' di salsicciotto. Ecco qua, il nostro panetto è finito. Adesso il nostro panetto lo andiamo a mettere, ed è già burro, eh? Andiamo a mettere, io ho messo una ciotolina in frigorifero con del ghiaccio per diventare acqua freddissima.
quindi lo prendiamo, gli mettiamo all'interno il nostro panetto per un'ora. Dopo quest'ora sarà utilizzabile come il normale classico burro che si va a acquistare. Perfetto, io adesso l'ho messa in frigorifero, sta qui un'ora, dopo l'ora noi potremo andarla a confezionare o metterla in un barattolo e si può già utilizzare come noi utilizziamo il nostro burro. Quindi io vi mando un saluto, mettete un like se vi va e soprattutto iscrivetevi al canale perché comunque le ricette mi sembrano abbastanza buone, quindi se vi piacciono anche a voi iscrivetevi al mio canale e guardate i miei video, non perdetevene neanche uno. Per non perdere neanche uno vi basta schiacciare la campanellina in modo che vi possano arrivare le notifiche qualora metto io un video. Vi aspetto. Ciao ciao!